comunque un sacco di risorse a questo progetto e al concorso, che è il mezzo fondamentale per avere dei risultati di qualità. E si ricevono un sacco di proposte variegate, quindi ovvio c'è una giuria colta, c'è la possibilità di avere dei risultati di questo genere. Il progetto per noi è stato un processo lunghissimo, delicatissimo. Pensato, abbiamo lavorato circa 4 mesi in un team. Noi abbiamo uno studio abbastanza piccolo, siamo in 10, siamo due soci e 10 ragazzi. Però abbiamo avuto un team di 2 ragazzi per quasi 5 mesi su questo progetto, per fase 1 e fase 2. Ed è un progetto delicatissimo, ha a che fare in pochi metri con tutto quello che l'architettura e la città ha stratificato. E quindi per noi è stata una grandissima sfida. E dopo averlo revisionato molto, abbiamo, soprattutto dopo fase 1, c'è stata una crescita del progetto sensibile. Fase 1, avendolo rivisto, secondo me siamo passati un pochino in secondo piano. Il secondo step è stato veramente, veramente importante. Abbiamo fatto crescere parecchio il progetto, che troviamo compiuto e che ci auguriamo che vada in fondo, perché questa parte terminale è essenziale per avere la completezza, ecco, dell'intervento. Poi per le questioni tecniche non c'è problema di chiedermi chi si ricorda, ma penso che il professor Cellini abbia avuto una chiarezza lampante, quindi siete d'accordo, io vi ringrazio e vi lascio. Grandissima, il progetto è per noi ambitissimo ed è questo territorio per noi è un po' la sintesi, questo lotto era un po' la sintesi del nostro modo di progettare e di fare architettura e di concepire l'architettura. È un lotto molto complesso che ha a che fare con un pronao, con una parte poi retrostante invece che ha a che fare con la città e lavora appunto su questi temi, quindi il tema della città, il tema dell'ingresso e risolve il tutto in maniera secondo noi molto semplice. Questo è stato lo step fatto da fase 1 a fase 2, quindi la semplificazione del layout generale e del sistema costruttivo per permettere appunto al progetto di essere costruibile in tempi brevi e senza sprechi economici. Per quanto riguarda invece la parte retro, che è la parte che a noi sta quasi più a cuore, è composta da due grandi elementi: un elemento basso che ha a che fare, che è la misura della città, un elemento, la torre scenica, che poi svetta e che in un qualche modo cita il Teatro di Genova di Aldo Rossi e le grandi torri sceniche dei teatri lirici italiani. La commissione ha detto è rimasta colpita dal vostro progetto perché riesce a miscelare un po' la tradizione e l'innovazione. Sì, è proprio così, nel senso che l'architettura contemporanea ha a che fare con delle forme, ha a che fare spesse volte con un eccesso di formalismo, con il parametrismo, con grandi gesti che a noi non stanno molto a cuore. Noi facciamo un'architettura che è fatta per la città e quindi ha a che fare con il materiale, quindi i mattoni. Questo muro qui è fatto tutto in mattoni di una misura particolare, di una fornace particolare, posati senza giunto. Mentre la torre scenica è in cemento armato, rosso, lasciato a vista e sabbiato, per avere questa materia più rugosa e più spinosa. Poi è comunque lucidato nella parte alta con un trattamento superficiale per avere questa riflessione del contesto. Quindi c'è appunto questa prima parte che risolve il rapporto con la città e un elemento che si innesta. Da un lato invece il d'ingresso tiene, per la parte del pronao, tiene esattamente il tutto come sta, lo conserva, lo vedete qui da questi setti neri, che sono i setti che rimangono dell'edificio. Le scale rimangono, vengono solo rivestite, fondamentalmente riconcepite un po', le vedete qui, creando questo foyer d'ingresso. Quindi tiene insieme quasi due cose che sembrano essere distinte in un unico gesto, che è quello che un po' il professor Cellini spiegava da qui. Lo vedete, questo elemento qui tiene insieme tutto. Questo allineamento qui, tieni insieme questo, questo e questo ancora. Quindi quest'idea di uno, due, tre grandi volumi è per noi la risoluzione del progetto. Sei dei blag della vittoria ho e ti mandato chiedo, un WhatsApp. e ti chiedo le motivazioni che vi hanno spinto a partecipare a questo progetto originariamente. Noi facciamo molti concorsi di architettura perché appunto pensiamo che siano l'unico modo per avere possibilità di accedere a questi grandi progetti e soprattutto li facciamo in due fasi e non facciamo concorsi di idee. E questo tema, il tema del teatro lirico che non avevamo mai affrontato, era una grande sfida ed è stato uno stimolo grandissimo. La posizione a Terni di questo tessuto molto molto compresso è stato di nuovo un altro motivo che ci ha spinto a scegliere questo progetto. E anche i tempi che ci hanno permesso poi tra fase 1 e fase 2 erano abbastanza dilatati di svilupparlo bene.
e nel dettaglio come abbiamo voluto. Senti, è già stato un lavoro molto intenso. Già hai descritto tutto benissimo, però ti chiedo dal tuo punto di vista professionale, ovviamente che ha seguito il progetto per lunghi mesi, qual è secondo te il vero punto di forza che spicca all'interno della progettazione? Potrei dirti il complesso. Ho visto passare alcuni progetti, mi sembrano tutti molto interessanti, poi li guarderò, però il rischio di questo tema era non riuscire a legare tutti gli elementi. E questo elemento sul retro poteva avere una storia, questo elemento centrale un'altra e questo un'altra. E quindi l'idea che questi tre elementi siano costruttivamente separati ma uniti da un concetto forte è l'idea trainante del progetto. Altrimenti sarebbe rischiato di avere una grande risoluzione spettacolare sul retro, uno spazio centrale ambiguo, ma niente poi riusciva a stare unito.